sonate per flauto dolce e basso continuo di Handel costituiscono per me veramente una grande sfida. Innanzitutto perché abbiamo degli illustri precedenti, sicuramente. Primo tra tutte le sonate di Franz Bruggen, che rimangono nella memoria della mia infanzia, come il primo disco di musica barocca che ho ascoltato. E dall'altro lato comporta una certa responsabilità, perché finora ci siamo concentrati molto su musica di compositori poco noti, quali Fiorenza, Vallotti, Mancini. Affrontare un gigante come Handel sicuramente è una grandissima responsabilità. Speriamo di portare in questa nuova interpretazione qualcosa di nuovo. Sicuramente potrà risaltare l'aria di Roma, potrà risaltare questo bellissimo atmosfera che troviamo in questo chiostro, ma spero anche un po' del nostro modo di intendere il barocco, non, ripeto, non tutto nervi e muscoli, ma qualcosa che attenga molto agli affetti, alle differenze di sentimento che questa musica può comunicare. Thank you.